tocchiamo l'argomento che anche più direttamente tocca questa comunità, perché è una delle cose credo più drammatiche e incredibili che abbiamo vissuto quest'anno, anche noi come Russo abbiamo seguito la cosa, non solo per un'amicizia ormai di anni con solo Rosalina e questa comunità, ma perché abbiamo visto come è stato vedere come in nome della verità, c'è ancora la pagina su Facebook che parla della verità su Shalom, si è costruita una menzogna enorme che ha richiesto un investimento anche notevole, perché per mesi hanno lavorato per cercare di trovare appigli per denunciare questa comunità. L'impatto ovviamente è stato pesante, perché chi non conosce questa realtà è rimasto, come dire, scandalizzato per quello che hanno voluto far vedere, che poi uno alla fine, diceva anche un collega, sì, ma alla fine cosa abbiamo visto? Però, per cui oggi ho pensato di invitare il dottor Gallofucci, ma anche doveva esserci anche suo figlio Luca, che è stato ospite di questa comunità. Qualcuno di voi forse li avrà visti a programma con Piazza Pulita, perché una sera sia Luca che Carlo sono andati a difendere per quel che potevano non la comunità, tanto la comunità, ma la verità. E perché questo ci dà anche lo spunto di non solo di stare qui a dire no, non è vero niente, la realtà è un'altra, ma invece è una possibilità, un'opportunità anche per comprendere che cos'è la dipendenza e soprattutto anche che cosa vivono le famiglie davanti a questo dramma della dipendenza. Carlo Fucci è un medico, cardiologo, giusto? Cardiochirurgo. Tante volte anche sulla questione dipendenze si pensa sempre che sia un problema legato a famiglie, non so, disastrate, invece poi ti accorgi che in realtà queste cose accadono anche in famiglie cosiddette normali, buone famiglie. E allora, vista anche dalla parte di un genitore, che cosa succede? Come può accadere? Innanzitutto buonasera a tutti, porto i saluti anche di mio figlio, perché magari qualcuno che l'ha conosciuto. Dunque, la domanda che tu mi fai è estremamente complessa, e come può accadere? Il problema è esattamente questo, che nella fase iniziale tu non ti accorgi, non sei consapevole del problema, e c'è un tempo di latenza che può variare da mesi ma anche anni, in cui escludi a priori che a tuo figlio possa succedere qualcosa. Poi c'è un momento in cui lo capisci. In genere scusami, per capire questo primo passaggio, tu escludi, ma vuol dire che ti accorgi di qualcosa che non va, ma dici ma non è possibile, o proprio non, com'è possibile non accorgersi? Ma ti accorgi che, ovviamente ti accorgi che qualcosa non va. Credo che sia esperienza comune vedere il figlio che peggiora la qualità della scuola, oppure che fa tardi la sera, oppure altre cose, magari mancano dei soldi in casa. Però il primo meccanismo, almeno per quanto mi riguarda, è stato un meccanismo di rimozione. Cioè, no, a tutti può succedere, ma non a mio figlio. Questa è stata, diciamo, la prima idea che ti viene in testa, no? Poi dopo inevitabilmente arriva un momento dove si dice
forza della realtà emerge. In genere c'è qualcuno che ti aiuta a capire. Nel mio caso, la mia carissima amica che aveva avuto già contatti con questo problema, cominciava a mettere il posto d'allarme, ecco, finché ti rendi conto, e lì comincia un percorso estremamente complesso. Ecco, io non so se raccontare le varie fasi o discutere con le persone, però ecco, i passaggi sono, credo, comuni a tutti, alcuni passaggi. Se vuoi poi ne parliamo, se vuoi. Sì, ma Luca quanti anni aveva? Luca, quando io ho preso coscienza del problema, aveva appena compiuto 18 anni, era già maggiorenne. Questo non è un punto insignificante. Non è un punto. In che senso? Nel senso che, allora, prima di arrivare al momento in cui si entra in comunità, ci sono tutta una serie di passaggi che io credo tutti abbiamo vissuto, chi più chi meno, credo. Ecco, poi mi interessa capire anche un po' l'audience cosa ha vissuto. Ci sono vari passaggi. Il primo passaggio è quello della rimozione, come ti dicevo prima. Il secondo passaggio è quello del tentativo di risolvere il problema in modo privato, una sorta di fai da te, diciamo. Psicologi, amici, isolamenti, così, insomma, siamo stati un mese, mi ricordo, in Germania, anche in Mosco, la mia sorella. Falliscono tutti, cioè falliscono tutti. Però servono a gradualmente insieme arrivare a decidere insieme al ragazzo di entrare in comunità. Ecco perché ti dicevo, l'età è molto importante, perché è fondamentale per la riuscita del percorso che l'ingresso in comunità non sia come abbiamo visto in passato. Mio figlio è uscito nel 2011, di quell'epoca lì. In passato abbiamo visto situazioni in cui alcuni ragazzi sono stati minorenni, sono stati entrati un po' contro la loro volontà, eccetera. Quello secondo me potrebbe essere il presupposto del fallimento. Quindi il presupposto della riuscita del percorso è l'ingresso di comune accordo in comunità. E questo prevede un lungo percorso che precede l'ingresso in comunità, se poi parliamo più nei dettagli. Sì, no, parlate perché anche quando si è andato in TV, appunto, hai cercato di spiegare tutti questi passaggi. Ho tentato, per quanto Formigli mi ha consentito, perché questo personaggio è abbastanza aggressivo, lo sapete, insomma. Sì, e quindi no, è importante capirli, perché credo che siano, a parte che alcuni ci si possono riconoscere, ma anche perché altri invece capiscano cosa succede. Ecco, la cosa... No, scusa, tu hai altri figli oltre a Luca? No, solo Luca. Tu parlavi di famiglia, ti ringrazio, cioè, tu parlavi di famiglia ideale, però sì, io sono un professionista, faccio questo lavoro all'ospedale di Brescia, cioè, però la mia è stata una famiglia che ha avuto dei problemi, perché facciamo un po' un passo indietro. Quando si prende coscienza del problema, ci si trova di fronte a qualcosa di ignoto, no? Innanzitutto vedi il tuo figlio sotto un'altra prospettiva, sotto un'altra ottica, non sai chi hai davanti, praticamente. Una persona diversa da quella che immaginavi fino al giorno prima. E poi ti trovi totalmente impreparato ad affrontare questo problema. Quindi la prima cosa da fare, che noi abbiamo cercato di fare, è stato, diciamo, utile, è stato quello di capire no, indipendentemente dal rapporto, di capire noi quale fosse il problema, dove avevamo sbagliato, cioè di iniziare a mettersi in discussione. Cioè, quello che il ragazzo deve percepire, se no non deciderà mai di entrare in comunità, è che qualcosa nella famiglia sta cambiando, che la musica è cambiata, non nel senso repressivo, ma nel senso che è cominciato un percorso di autocritica interna
che coinvolge lui e la famiglia, non solamente lui. Questo è il presupposto. Quindi siamo andati, per scendere nel concreto, siamo andati io e mia moglie, siamo andati in una comunità di Leno, mi sembra di Lombardia, a parlare con un operatore che ci ha spiegato le caratteristiche di questi ragazzi, i problemi, ci ha dato delle prime indicazioni, diciamo così. Poi, dopo alcuni passaggi fai da te, come ti dicevo, psicologo, isolamento, prediche che non servono a niente, a un certo punto una mattina l'ho preso, proprio al CERT di Brescia. Non avevo molte speranze del CERT, però era comunque un punto fermo, era comunque un inizio, cioè non raccontiamoci più male, tu sei, chiamiamo le cose con il loro nome, bisogna chiamare le cose con sei tossicodipendente, per cui vieni con me al CERT e iniziamo per questo presa di coscienza insieme. CERT di Brescia, devo dire, all'epoca, adesso non so, parlo del 2003, fu molto deludente, molto burocratico, nel senso che l'unica utilità, ti dico molto francamente, del CERT fu che fu schedato, e per cui in caso di arresto mi dissero potrebbe scegliere tra carcere o comunità. E questo già in una situazione di disperazione, già questo ti consola, no? Già questo è una prospettiva, diciamo, era una prospettiva. Dopodiché ricordo che fu visitato da una commissione così, ma mi dissero no, ma noi non possiamo dirle niente perché il suo figlio è maggiorenne e chiede a lui. Io dissi, vabbè, insomma, dico, mettiamolo in una comunità, è una comunità, decidiamo noi, facciamo noi, decidiamo noi. Per fortuna che un carissimo amico mi consigliò appunto la Shalom, che bypassava, diciamo, il rapporto con la CERT. Quindi questo fu l'inizio del rapporto con la CERT. Infatti volevo appunto anche chiedere come mai sei arrivato qua. È arrivato qui per questo motivo, perché dopo questi vari passaggi che ti ho detto, se poi possiamo approfondire ulteriormente, questa fu la comunità che non era collegata a CERT. Non fu facile entrare, furono fatti dei colloqui, correttamente dei test, perché la comunità giustamente non gestiva le crisi di astinenza, ma un ragazzo non si è pulito da quel punto di vista. Dopo due o tre tentativi finalmente entrò e mi ricordo che io dissi lo vidi allontanarsi, viene a piazzare, e io chiesi un operatore Flavio, credo che esista ancora, lo saluto. Se c'è lo saluto. E se quando lo rivedo, lo disse, quando sarà il momento. E fu un momento molto, molto, molto duro, devo dire, però 6 mesi dopo l'ho rivisto. Ecco, e Luca quanti anni è stato in... Luca è stato, non è parecchio, è stato 7 anni e mezzo. Lui è uscito, credo, nella primavera del 2011. Ed è entrato nel giugno 2004. Ecco, e quindi voi come avete vissuto come famiglia questi anni di comunità? Abbiamo vissuto, come ti dicevo, cercando di cambiare, perché la cosa più assurda è che se ci sono delle contraddizioni nella famiglia, il ragazzo ritrovi uscendo le stesse identiche contraddizioni di quando entrato in comunità. E quindi abbiamo fatto, il motto era qui il gogo dove si sale insieme, no? Quindi abbiamo cercato di fare una comunità anche noi, indipendentemente questo dalle convinzioni religiose, spirituali, non c'entra questo, ma proprio di cambiamento, intendo, di autocritica, di confrontandosi con lui. Abbiamo cercato anche di parallelamente di utilizzare questa esperienza anche per altri, nel senso che io la prima volta che arrivi di Luca nel Natale del 2004 gli chiesi allora come facciamo, lo gestiamo in modo privato oppure no, mi disse papà perché ti vergogni che io sia qua, mi disse no assolutamente, al contrario, e allora abbiamo parlato, abbiamo
resa pubblica e abbiamo aiutato altre famiglie solamente parlando, senza addentrare in questa comunità. Ecco, se, questa è un'altra cosa importante, insomma, cioè bisogna essere orgogliosi di questo percorso, comunicarlo agli altri, perché può essere utile anche ad altri. Tengo sempre presente una cosa, che i ragazzi che entrano nella comunità sono la punta dell'iceberg. Il problema è molto più ampio. Io ho visto tra gli ex amici di Luca, che lui non frequenta più, moltissimi sono morti o devastati, oppure fanno una vita pseudo normale, diciamo, non mettendo la polvere sotto il tappeto, nascondendo, ma però non sono, il problema è molto più ampio, voglio dire, chi entra in comunità è solo una piccola parte, quindi andrebbe secondo me visto in modo più ampio. Sì. Se Luca fosse stato qui l'avrei chiesto a lui, ma questi colloqui che avevate con Luca, che cosa lui sentiva in qualche modo lo aveva portato a questa esperienza? Colloqui che io avevo con lui o che faceva qua? No, lui, cioè come era diventato, perché era diventato tossico dipendente, cos'è che percepiva? Era diventato tossico dipendente per una sua fragilità sostanzialmente. Ma la mia famiglia è stata una famiglia dove lui ha ricevuto tantissimo amore. Però i nostri problemi sono stati due, senza nessun problema. Il divorzio di mia moglie, che lo ha in qualche modo, non per mia responsabilità, che lo ha segnato un po'. E la seconda cosa era la mia... Io avevo 18 anni nel 68, quindi... mi ero un po' abbeverato anche a quel tipo di atmosfera che in gran parte ho abbandonato, no? Proprio attraverso l'esperienza di Luca, con Luca in gran parte ho rivisto anche quel vissuto, pur salvando alcuni aspetti molto molto interessanti. E quindi sai, all'epoca c'era una sorta di insofferenza per le regole, no? E questo forse un po' io gliel'ho comunicato, ma io ho tanto amore, però pochi, come diceva sua Rosalina, pochi argini. E quindi lui è soldato, molta libertà, troppa libertà. E in fondo la comunità serve proprio a ridare il senso dell'autorità e il senso degli argini, del limite, insomma. Nel senso che è una capacità di assumersi delle responsabilità. Però l'amore è un aspetto fondamentale. Si può sbagliare, ma non su quello, ecco. Perché mi ricordo che Luca, un mesetto prima di entrare, fece un ultimo quasi simpatico tentativo di nomi, papà, ma devo proprio entrare adesso. E poi mi chiese, ma con tutto il male che faccio, come fai ancora a volermi bene? Io ho capito che lui, anche questa è un'altra chiave di lettura importante, lui è entrato, lui, come penso molti ragazzi, non sarebbe interessante sentire il pubblico, ma lui è entrato per non fare più del male a me, perché c'era un rapporto di stima, di amore, non tanto per se stesso. Il salvare se stesso lui lo ha capito lungo la strada. L'inizio, l'innesco è stato legato a una tutela nei miei confronti. Ecco, quando tu dici che quindi avete fatto poi un cammino, immagino con tua moglie, quindi un cammino di autocritica, questo cosa vuol dire? Adesso voglio entrare in questo troppo. Parliamo liberamente, figurati, non so cosa vuol dire. Sì, cioè cos'è cambiato poi dopo? Beh, sai, Luca non era più il bambino di 4 anni, cioè, certe cose sono irreversibili, non è quello di riavvolgere il film. Devi sempre discutere con lui, discutere con una persona sempre più adulta e sempre più consapevole. Insieme abbiamo analizzato gli errori fatti, che te li ho sinteticamente detti, un eccesso di libertà. Erroneamente pensavo che l'essere liberi
trasformare di più il carattere e l'esperienza fosse utile, diciamo. Poi mi sono reso conto che era l'idiozia, non il controllo serve, serve. Ecco, e questi anni il rapporto con la comunità com'è stato? Negli anni durante la, presenza di Luca? No, è stato ottimale, no, nessun problema. Grande, ovviamente il rapporto con la comunità deve essere in totale affidamento, se no non funziona. Cioè tu non devi, uso il tu generico ovviamente, sì. Non, il genitore o la famiglia, sì, è chiaro che vuole capire, vuole analizzare, vuole essere così, insomma, però devi affidarti, cioè non devi troppo criticare cose che magari in quel momento non capisci. Più che fidarsi, proprio affidarsi completamente. E poi quello che conto sono i risultati. No? Io di anno in anno vedevo Luca che guariva. Ecco, una volta uscito, Luca cosa ha fatto? Una volta uscito, ma devo dire che qui Luca ha preso la patente, mi mancava l'ultimo anno del liceo, ha fatto l'ultimo anno di scuola. Con la scuola avevamo concordato anche il tipo di scuola successiva quando sarebbe uscito, quindi ecco, forse l'uscita è un parlo del, sempre del 2011, forse l'uscita è un aspetto che va, forse su cui fa fare delle riflessioni, insomma. Ecco, poi pure, cioè non no, nel senso che non so adesso come sia la comunità, però insomma dopo 7-8 anni di permanenza qui dentro io l'uscita la immaginerei un po' graduale, perché veramente, cioè la comunità è un mondo, ma non scopro la quotata, è un mondo molto, molto duro, perché è giusto che sia duro, perché ripeto, devono ragazzi devono rinforzarsi, avere fiducia in se stessi, imparare il senso dell'autorità, della responsabilità. Quindi chiaro, l'esperienza non può essere un'esperienza sindacalizzata e così via. Però io vedrei più un mondo, dicevo, chiuso e anche molto positivo nella sua durezza. Positivo perché ha dei punti di riferimento chiari. Dei punti di riferimento molto chiari, poi i ragazzi sono abituati a confrontarsi fra di loro in modo molto chiaro, a parlarsi, a chiarirsi, a cose viene analizzate e chiarita, ma questo non sempre è la realtà che li aspetta fuori. Quindi secondo me il passaggio va gestito, secondo me. Sì, da quel che vedo e so dalla comunità, il passaggio è molto graduale. Sì, va gestito. Sì. Che cosa hai provato nel vedere quelle immagini, quella specie di video, di inchiesta giornalistica? Ma ho provato, diciamo, secondo me, innanzitutto rabbia, poi anche, sa, Fabrizio è abbastanza noto per il modo in cui costruisce, struttura la propria cosiddetta indagine, no? Poi anche stando qui da Formica mi sono reso conto che l'insistenza, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, l'insistenza verso il filmato, era quasi ossessiva, come se chissà cosa potesse dimostrare con un filmato, insomma, può anche essere costruito, poteva anche essere del 1930, insomma, cioè che non documentava niente. Quello che mi ha colpito è stato l'accanimento, è stato il non capire, soprattutto, che la comunità, i ragazzi della comunità non sono dipendenti dalla Fiat,
che devono lavorare 7 ore e 40 e timbrare il cartellino. E sono ragazzi che devono imparare il senso del sacrificio, il senso della responsabilità. Quindi è come se fosse un po' un universo a parte. Mentre lì ne discutevano come se fosse un problema sindacale, insomma. Ma grande rabbia, devo dire. Io negli 8 anni quasi di Luca non ho mai visto nulla di violento, a meno che uno per violento non consideri il fatto di lavorare 10 ore o spostare due pietre, insomma, quello secondo me va benissimo. Oggi, a distanza di tanti anni, guardando un po' tutta questa storia, oggi Luca, appunto, mi ha detto che non poteva venire perché ha preso un nuovo lavoro e sta lavorando tantissimo e non riusciva a staccarsi da questo. Ma ecco, tu rivedendo un po' tutta questa storia, che cosa ti senti anche di dire? Sia come lettura sintetica di quello che hai vissuto, ma anche da tanti altri genitori. Sostanzialmente, un po' quello che ci siamo già detti, cioè io credo che i genitori che sono qua hanno già vissuto tutti i passaggi. Sono pochissimi che hanno a che fare con la comunità. Sono il pubblico, in maggior parte è quello della bussola quotidiana. Quindi alcuni genitori dei ragazzi. Posso dare un consiglio a chi non è ancora entrato in comunità, chi c'è già entrato, cioè si è affidato, secondo me deve finire il percorso e arrivare fino in fondo. No? Questo non c'è dubbio, Luca da quando è uscito è una scuola, lo sa benissimo, è un guerriero e non si spaventano più di nulla se il percorso riesce bene. Il consiglio che posso dare è quello di non perdere troppo tempo prima di decidersi, quello di parlare con il ragazzo, cercare di entrare di comune accordo in comunità, non portarlo qui contro la sua volontà, perché nella mia esperienza non va bene, e soprattutto veramente mettersi in discussione e capire dove si è sbagliato, perché qualche responsabilità la famiglia ce l'ha sempre, magari non tutte, magari poche, ma qualche responsabilità ce l'ha sempre, e fidarsi un po' di più.